Il Comune di Firenze ha lavorato nel corso dell'ultimo anno in stretto contatto con la città metropolitana per la definizione del piano urbano della mobilità sostenibile, che è stato adottato nel mese di luglio e che riguarda l'intero territorio della città metropolitana. Il piano individua le azioni cardine per il miglioramento del sistema della mobilità in chiave di sostenibilità. Sicuramente l'azione centrale del piano è il rafforzamento del sistema di trasporto pubblico attraverso il completamento del sistema tranviario dell'area fiorentina, che prevede, dopo la messa in esercizio della linea 2 tra la stazione Santa Maria Novella e l'aeroporto e il completamento della linea 1 tra la stazione Santa Maria Novella e l'ospedale di Careggi, la realizzazione di altre tratte, in particolare le tratte urbane verso Piazza San Marco, Bagno Arripoli, Rovezzano e le piagge, ma anche i completamenti nell'area metropolitana verso i comuni di Campi Bisenzio e di Sesto Fiorentino. Il piano di completamento del sistema tranviario è fortemente sostenuto anche con fondi europei, in particolare attraverso un finanziamento di 80 milioni proveniente dal Porcreo. Accanto al rafforzamento del sistema di trasporto pubblico, si punta anche a migliorare l'efficienza complessiva del sistema della mobilità attraverso un ampio ricorso a sistemi ITS. In particolare, l'azione centrale è il rafforzamento del supervisore del traffico, un sistema che è già in esercizio nella città di Firenze, per il quale si pensa di migliorare la rete di sensori per l'acquisizione dei dati di traffico, di interfacciare con il sistema delle oltre 800 telecamere che sono installate sulla viabilità cittadina, ma anche di migliorare il coordinamento della gestione semaforica, in particolare tra il sistema di controllo della circolazione tranviaria e il sistema di gestione semaforica della viabilità urbana. Altro punto importante del supervisore è la comunicazione verso l'esterno, in particolare verso gli utenti del sistema della mobilità. Per questo si pensa alla realizzazione di un'app di infomobilità che vada a costituire una vera e propria comunità degli utenti del sistema della mobilità urbana, in maniera che questi utenti possano ricevere in tempo reale delle informazioni sullo stato della rete, ma anche del sistema di trasporto pubblico. Quindi, da una parte la presenza di anomalie o perturbazioni, quali incidenti, eventi, chiusure, deviazioni, cantieri, ma anche tutta l'informazione in tempo reale che permette di accedere ai sistemi di trasporto pubblico, il posizionamento dei mezzi, i tempi di arrivo in fermata, nonché le informazioni necessarie ad accedere con facilità ai mezzi del car sharing e del bike sharing che sono in esercizio in città. Un'altra azione rilevante è quella che punta a ridurre la quota di mobilità che oggi è soddisfatta attraverso il mezzo privato. Per questo il PUMS prevede la realizzazione di una zona a traffico limitato, il cosiddetto scudo verde, che abbraccia una parte importante del centro abitato della città, disincentivando l'accesso attraverso il mezzo privato, in particolare attraverso le tipologie più inquinanti di mezzi privati. Tutto questo è sostenuto con finanziamenti del PONMETRO per circa 4 milioni di euro complessivi sulla linea che riguarda appunto la mobilità sostenibile. Si tratta quindi di un insieme coordinato di azioni previste nel PUMS che vedranno il loro centro di coordinamento nella Smart City Control Room, una sala controllo nella quale progressivamente confluiranno tutti i principali servizi urbani, in particolare i servizi connessi al sistema della mobilità, al fine di migliorare il coordinamento fra tutti i soggetti gestori, risolvere le problematiche che quotidianamente si presentano nell'erogazione dei servizi e, in definitiva, migliorare l'efficienza del sistema città.